Benvenuti ad Art Shock, Liguria Web TV, è il solito posto dove ci incontriamo. La trasmissione Art Shock, l'arte è viva, ne ho le prove. Stasera la prova è la grande amica Enrica Scotto, grande amica nella vita per davvero Enrica Emanuela, ma anche nella fiction, perché lei, certo, in realtà è Sofia. E grazie a te io sono Amanda. Vuoi parlare, certamente, ai nostri amici, Emanuela, di questa, sì, di questa ben cosa? Ben volentieri. È nata l'idea appunto di questo cortometraggio intitolato Amanda, voce del verbo amare, eccetera, e proprio è stato naturale in seguito a un mio periodo di volontariato presso il centro antiviolenza di Albenga Artemisia Gentileschi, e lì appunto le testimonianze delle donne erano tutte molto simili, e come secondo me è molto simile la personalità dei partner, e quindi ho voluto concentrarmi soprattutto sulla parte che precede la violenza fisica, quella che si vede dal di fuori e che però è postuma. È postuma, e poi, come purtroppo sappiamo, ha una sua conclusione tragica molto spesso con l'uccisione della donna. Ecco, ma tutto questo è preceduto da un altro tipo di violenza che è altrettanto grave, pericolosa, e che spesso non viene percepita dall'esterno. Quindi la donna è sola, non riceve alcun aiuto, anzi spesso la famiglia è complice dell'atmosfera che crea questo tipo di uomo, che inizia in modo molto sottile, subdolo, e intanto attraverso atteggiamenti, modi di essere svalutanti. Certamente svalutanti, piccole cattiverie sottili, lo sminuire la persona, e finché questa donna, e per poi magari arrivare anche proprio a una certa violenza, lo schiaffo dato nel momento di rabbia, che però la donna tende sempre un pochino a giustificare, sì, e anche perché intanto tutto questo l'ha resa fragile, l'ha resa priva di forze, l'ha sminuita davvero, e tutto questo è terribile perché è la parte proprio che poi vedrà un susseguirsi di una violenza sempre più crescente. Questa si chiama violenza psicologica, ha un nome, sì, ed è la violenza ed è psicologica. Tutte le volte è quella, è invisibile, che non si vede, è impalpabile, non è un taglio, è terribile, non è un livido, non è un graffio. E tu hai pensato bene, esatto, di farne un film arte, un cortometraggio. Certamente io ho avuto l'idea, poi sono stata in questa equipe, no, di persone molto in gamba. Vuoi ricordarle? E che voglio sicuramente ricordare. Abbiamo Ilario Navone, che è il nostro fotografo, e senza di lui non avremmo potuto fare nulla. E altrettanto brava la regista Silvana Ansaldo, e il marito, il professor Carabba, che adesso si sta dedicando al lavoro molto, molto utile, molto sottile, molto raffinato di montare il tutto. E non da meno appunto è stata la collaborazione dello psicologo Alfredo Sgarlato, che ci ha molto aiutate a sviluppare proprio i dialoghi intanto, ma proprio è stato d'aiuto per i personaggi. I personaggi che amo ricordare, gli interpreti, l'amica Manuela nella parte di Amanda, e Sergio Ferrara nella parte di, mantenuto, esatto, il suo nome, Sergio, il marito, e la straordinaria Veronica Ronca nella parte di colei che non è l'amante, ma nell'immaginario paranoide ormai di Amanda è appunto la donna che tenta di sedurre Sergio. E lasceremo un finale aperto da offrire allo spettatore, il quale poi appunto se vorrà dare un contributo, un'offerta libera che sarà poi devoluta al centro Artemisia Gentileschi, e perché vogliamo lasciare che sia magari un percorso, chi lo sa, separato di questa coppia, quindi lei
che sceglierà un'altra strada, lui anche, però mi piace pensare che lui adoperi questo percorso separato proprio per riflettere sulle origini delle sue frustrazioni, della sua piccolezza e che si è scatenata poi, che è diventata violenza. Sì, perché anche mentre lo giravamo, sì, e con tutto che eravamo seguiti dallo psicologo, la regista ci diceva cosa dovevamo fare, è stato un lavoraccio, sì, di scavo dentro ognuno di noi, certamente, perché abbiamo fatto molti, sì, molti, sì, momenti di incontro dove ci parlavamo. E anche per Sergio, devo dire che è stato molto difficile, ora non è qua, una volta lo avremo, e è stato molto difficile, sì, perché c'erano dei momenti in cui la regista diceva dai picchiala, scuotila, e lui diceva ma io non ci riesco, perché sì, è un per lavoro fortuna, molto duro, di, esatto, cioè, degno di questo nome, non è capace di, in genere le coppie tendono di aggredire a volersi, la donna, ma certo, tendono a volersi amare e poi, sì, questo amore però marcisce, si deteriora, cambia forma, sì, ecco, sì. Ma senti, abbiamo un ultimo minuto, lasciamoci, sì, con qualcosa di dolce. Hai voglia di, perché tu sei anche scrittrice, poetessa, grazie, sceneggiatrice, traduttrice, hai voglia di lasciarci con una cosa dolce per i nostri, sì, amici a casa? Sì, avevo scritto qualcosa che appunto l'editore Elio Pecora di Roma con Pagine ha voluto inserire alcune delle mie, io le chiamo micro poesie perché sono molto molto brevi. Una è sogno. Una scala nel cielo ci porta su, in alto, verso la luna rossa e tu per la prima volta sorridi. Felice la tua anima vola. La mia si arresta e timida chiede tempo. La clessidra della nostra vita versa i suoi secondi in granelli di sabbia sulla spiaggia della sirena. Allegria. Oh. Allegria che mi prende, improvvisa e dirompente, in risate rosa con le amiche di sempre, in sguardi pieni di luce e le ali ai piedi inseguono la musica della vita. E con questa allegria, grazie, vi salutiamo, ti ringrazio e grazie, ringraziamo gli amici a casa. Buonasera. Grazie, buonasera.